Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, stasera andiamo a commentare la vittoria del Pisa di pochi minuti fa contro il Modena all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Bene, che dire, un Pisa che è partito subito forte. I primi 15 minuti sono stati sicuramente appannaggio del Pisa in tutto e per tutto. Quindi abbiamo preso, Liozzi ha preso anche un palo. Purtroppo preso il palo, io ho sempre detto i pali purtroppo sono gol non fatti. Bene, detto questo, il Pisa si trova purtroppo a soccombere al 19esimo grazie al gol di Bonfanti. Io direi che la palla secondo me era fuori, e comunque anche se non era, la palla non era fuori, c'era una punizione grossa come una casa a favore del Pisa. Andate a vedere le immagini, andate a rivedere. Comunque sia, gol convalidato. Va bene. E il Pisa ha fatto una reazione secondo me da leoni, e quando poi al 43esimo il difensore del Modena tocca la palla con la mano, VAR, e quindi rigore concesso. Il portiere si muove prima del tempo, il portiere si muove prima del tempo, e quindi Gagno, e quindi il rigore viene fatto ripetere, quindi con l'ausilio del VAR ovviamente il rigore viene fatto ripetere. Bene, che dire più, primo tempo che finisce in parità 1-1. La ripresa la dice tutta. Alla fine il Pisa va di nuovo in vantaggio con Torregross subentrato nei cambi. Quindi anche i cambi, io direi che oggi il mister non ha sbagliato niente, ha fatto i cambi che hanno dato la spinta giusta, secondo me hanno dato l'input giusto, né più e né meno. Bene, che dire. Torregrossa segna al 74esimo, quindi siamo sul 2-1 per il Pisa. Un Pisa ancora propositivo, ancora avanti. Qualche puntata la fa anche il Modena, certo che sì, ma non impensierisce per niente la difesa nerazzurra. Allora, un assist spettacolare da parte di Torregrossa, serve Masucci, e all'82esimo Gaetano segna il 3-1. La partita che fondamentalmente si potrebbe dire chiusa, quando purtroppo secondo me su un errore difensivo Magnino all'84esimo segna il 3-2 a favore del Pisa, quindi porta il Modena a un passo dal pareggio. La partita va avanti, Torregrossa sembrava quasi rigore, anzi l'arbitro assegna il rigore per una trattenuta, poi il VAR dice no, l'arbitro va a rivedere alla review e quindi annulla il rigore. Va bene, l'ultimo brivido lo abbiamo al 90 nel piano recupero, quindi al 90+2 Torregrossa viene atterrato in area, sembrava fosse partito in fuorigioco, poi il VAR, c'è stato un attimo di VAR review, comunque rigore che sarebbe stato comunque concesso, quindi è rigore netto, quindi al VAR review viene fuori che Torregrossa non era in fuorigioco, quindi rigore concesso. E a questo punto Torregrossa insacca il 4-2. Io direi un Pisa con una reazione, andando sotto la rete, una reazione da Leone. Bravo il mister che al 60esimo, ormai dopo, fa le sostituzioni e le azzecca tutte. Un qualcosina secondo me da rivedere ancora nella difesa, perché in difesa ancora non ci siamo. Ma io fondamentalmente dico un Pisa che ha reagito il centrocampo e diciamo la tre quarti. Tanto di cappello oggi, ma abbiamo visto forse la carenza di Mari. Però i ragazzi si sono comportati non bene, di più io non mi sento di, anche Canestrelli è entrato alla fine, posto di Ras, bene,
forse Russ poteva fare qualcosina di più, però va bene così, insomma alla fine bravo Tramoni, mi è piaciuto, Nagy bene, Touré benino, Touré benino, Sibilli poteva fare meglio, deve perché anche lui tante occasioni sbagliate, deve cercare di sbagliare meno, però vabbè, d'accordo. Torre Grossa, dopo l'ingresso di Torre Grossa, ha fatto l'assist per Masucci, ha fatto la rete, ha segnato il rigore, lo voglio dire, meglio di così non poteva sicuramente andare. Io sono veramente contento della situazione, da quando è arrivato D'Angelo, 4 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, e piano piano stiamo uscendo dalla zona impantanata. Ora bisogna fare risultato a Benevento, bisogna fare risultato anche perché fa morale, pareggio non è da disprezzare, ma io poi comunque l'andremo a analizzare meglio domani nella trasmissione. Noi siamo nerazzurri, quindi tutti presenti domani per meglio valutare quello che è stata la partita col Modena e quello che sarà la partita con il Benevento. Poi avremo il Cosenza in casa, quindi delle partite io credo abbordabili per quanto riguarda il Pisa e per cercare di diciamo così posizionarci in un centro classifica e stare tranquilli per la salvezza. Io penso che questa squadra abbia le potenzialità, io l'ho sempre detto, purtroppo abbiamo avuto un inizio così. Poi io non ho capito bene cosa voleva Tesser, io non lo so, io questo Tesser non lo capisco proprio, cosa voleva questo Modena, cioè rigori netti e sacrosanti, hanno fatto ribattere il rigore perché il portiere era in anticipo rispetto a... Cioè io voglio dire, ma cos'è che si va cercando? Io non capisco, Tesser cosa vuole? Ma vai, torna a Modena Tesser, torna a Modena con gli uccellini, vai là, fatti un petti giallo e non rompere le scatole alla gente. Per non dire qualcos'altro, che non voglio essere, diciamo così, sboccato. E quindi evito anche il francesismo. Tesser, stai sereno, stai a cuccia, raccogliti lì e non rompere l'anima, perché oggi ne hai presi 4 e barba grazia, perché ne potevi prendere 5 se non 6. Sei stato baciato dalla fortuna, Tesser, baciato dalla fortuna, te e il tuo Modena, per non parlare dei tifosi del Modena, lasciamo perdere. Beh, detto questo, chiuso la parentesi, chiusa il virgolettato, io vi aspetto domani. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo domani per la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.